Diciamo che il bonus 110% ha una rilevanza importante, è una variabile che può consentire alla ricostruzione di non fermarsi e ripartire veloce e continuare il suo svolgimento in maniera agile, oppure ricreare un collo di bottiglia che potrebbe rischiare di ribloccare tutta la fase di lavori, di procedimenti che erano stati già avviati. In questa fase, insieme alla ricostruzione privata e pubblica, c'è la necessità di far ripartire la ricostruzione socio-economica di un territorio. Ci sono le risorse col PNRR Sisma, c'è il CIS, ci sono altre iniziative di natura regionale, la nuova programmazione europea, c'è sicuramente tanta carne al fuoco, ma che se non le mettiamo tutte insieme rischiano di essere comunque scollegate e disconnesse. Bisogna portare le soluzioni. Le soluzioni sono nel cercare di incentivare un ritorno, ma bisogna portare i servizi, le infrastrutture, gli elementi essenziali per poter essere competitivi. Cioè non si può immaginare una regione di serie B dove qualcuno sceglie di andare in un luogo se non è messo in condizione di fare una vita normale e di poter ambire a costruire un percorso imprenditoriale, sociale, lavorativo, familiare all'altezza e che sia una discriminante rispetto ad altri territori. Per poter tornare a vedere questi territori realmente popolati e attrattivi, dobbiamo consentire a chi sceglie di vivere o già vive in quei territori di poter conservare un livello che sia uguale a tutti gli altri. 4.200 tonnellate sono le cosiddette macerie private, stiamo lavorando d'intesa con la struttura commissariale su due versanti, cercare di semplificare le norme e ci vuole l'aiuto dello Stato per quanto riguarda la possibilità di usare quegli aggregati riciclati per il tombamento delle cave, abbiamo tante cave, sarebbe davvero ossequioso del principio di economia circolare usare il materiale del terremoto per rinaturalizzare questi ambienti. In secondo luogo creare piazzole di stazionamento che possano essere utilizzate, magari zone che sono agricole debitamente autorizzate, per far sì che possano essere depositi temporanei di materiali, perché il problema è ora e non c'è tempo da aspettare.